Ciao a tutti, allora rieccomi qua finalmente con un video. Mi vedete struccata, a parte insomma le labbra che sono un po' rosso fuoco, perché chi mi segue su Facebook sa che ho avuto una reazione allergica, quindi ho ancora un po' i segni, vedete tipo un po' di rossori, cose del genere. Non mi sto truccando da un po' di tempo a questa parte, magari solo gli occhi così. Quindi sono completamente struccata, a parte il rossetto, anche gli occhi oggi proprio zero. Perché è un giorno di relax in cui sto a casa a poltrire, quindi proprio non mi andava di truccarmi, però volevo farvi questo video. In realtà me lo porto avanti da mesi e mesi. E so già che chi leggerà il titolo magari storcerà il naso, perché ormai so un po' come va YouTube. Perché appunto sarà un video di recensione di vari vestiti che mi sono stati inviati dalle case cinesi. E vi dirò sicuramente quali non vale la pena acquistare, vi parlerò delle taglie, vi dirò un po' delle spedizioni, perché? Perché diciamo che questi siti sono un po' a culo, pare brutto da dire così, però va molto secondo me a consigli, soprattutto per quanto riguarda le taglie o i capi più belli, eccetera, perché comunque ci sono una marea di vestiti di tutti i generi possibili, immaginabili, accessori, eccetera. Quindi saper districarsi, diciamo, in questi siti è complicato secondo me, e molto va appunto a consiglio di un'amica che l'ha provato, di chi appunto nel mio caso l'ha provato. E vi dicevo che so già che qualcuno storcerà il naso perché molte sono contrarie, diciamo, a parte all'invio dei prodotti in generale, ma a questo genere di collaborazioni con i siti cinesi. Io ho voluto provare, vi dico la verità, io stessa avevo pensato di tempo fa, avevo detto che non avrei accettato vestiti, cose del genere, però poi ho cambiato idea per vari motivi. Insomma, diciamo che penso che sia normale poter cambiare idea nella vita. E ho cambiato idea perché prima di tutto ero in un periodo proprio, vabbè, lo sapete, negli ultimi mesi non proprio fantastico, quindi avevo bisogno di un sacco di fare shopping online, ogni tanto capita. Il mio armadio piangeva, quindi ho detto: ma sì, ma accettiamo. Alla fine io compro vestiti da H&M, non l'ho mai nascosto, quindi alla fine sempre dalla Cina vengono, non cambia un granché. E poi veramente volevo vedere se c'era un negozio in particolare che magari era migliore degli altri, su cui valeva la pena magari ogni tanto fare un acquisto. E quindi ho testato appunto una miriade di siti, ho accettato tipo tantissime collaborazioni, di alcuni non ve ne parlerò proprio perché sono stati veramente pessimi, magari vi dirò quali sono, però proprio non vale neanche la pena di citarli. Mentre altri, insomma, sono secondo me più carini, insomma, e niente, appunto, in questa fase di shopping, di bisogno di shopping. Ho accettato collaborazioni di vari siti, tra cui quelli di cui vi parlo in questo video sono la serie Dress Link New Dress, che sono praticamente, da quello che ho capito, poi lo stesso gestore, e Lookbook Store, che invece è un sito un po' più, diciamo, di fascia alta, più sull'occidentale, diciamo. Allora, partiamo con Dress Link New Dress. Allora, diciamo che questi siti sono i classici siti cinesi in cui, tipo, sul sito vedete tutte le modelle cinesi, o comunque orientali, insomma, e i prezzi sono più o meno molto simili, molto molto bassi, cioè ci sono proprio prodotti che costano pochi dollari, magliette che costano pochi dollari, c'è qualcosa che costa un po' di più, diciamo tendenzialmente le cose che costano di più sono i giacchetti, ovviamente, però per il resto, insomma, la fascia di prezzo è veramente molto molto bassa. Le spedizioni, se non ricordo male, sono intorno ai 10 euro, se fate una posta, diciamo quella normale, che ci mette tipo un mese ad arrivare mediamente, oppure c'è anche la possibilità di spedire con FedEx o DHL. In questo caso, se voi scegliete quella spedizione là, i vestiti vi arrivano, o comunque quello che avete ordinato, vi arriva molto prima. Mediamente diciamo intorno a una settimana. Una cosa che ho notato è che se prendete poche cose, soprattutto leggere, vi conviene fare la spedizione con FedEx, perché a parte FedEx è molto, cioè a parte ovviamente è raccomandata, quindi firmata, arriva al corriere, eccetera, poi arriva in pochissimo tempo. Avevo notato che tipo, se non sbaglio, New Dress mi aveva mandato le cose col corriere FedEx e costava poco di più, tipo 15 euro, mettete. Quindi se proprio secondo me uno prende poche cose, magari un po' costose, gli conviene fare la spedizione con FedEx, perché per pochi euro di differenza è sicuramente molto molto meglio, e credo sia poi il meglio che c'è insieme a DHL, secondo me, di corrieri. E che vi volevo dire? Allora, cominciamo con le cose che ho preso appunto da New Dress. Ho qui il computer per vedere i prodotti, perché soprattutto per dirvi le taglie, che mi sembra la cosa più utile. Allora, di New Dress io ho preso
Sì, vado proprio in ordine delle cose che ho scritto qua sul computer, così non faccio casini. C'ho un monte di vestiti qua e cercherò poi di mettervi nel video anche delle cose di io che indosso, i vari pezzi, diciamo. Allora, cominciamo con il primo prodotto, che è questo cardigan. Diciamo che questo è uno sicuramente dei prodotti che mi è piaciuto di più di New Dress. Stiamo parlando adesso di New Dress, anche se poi alla fine è lo stesso sito, cioè comunque molto simile. E questo c'era in vari colori, tra cui appunto, se non sbaglio, questo che è classificato, io ho scelto il colore black, sì, invece mi hanno mandato questo grigetto, non so perché, però vabbè, alla fine il grigio lo indosso comunque, non so se forse sia classificato come black. E c'ha davanti un bottoncino solo per chiudersi, vedete? E, allora, questo mi piace tantissimo, e la taglia che ho preso, ah no, questa è monotaglia. Diciamo che veste me, quindi tendenzialmente un 42/44 tranquillamente. La cosa che mi ha colpito è il tessuto, perché non si sente tanto che è artificiale e poi è molto molto caldo. Infatti l'ho usato soprattutto in inverno nelle giornate più fredde, perché è proprio pesante questo come tessuto, ma è davvero carino, a me è piaciuto. Poi ho ricevuto questa maglietta qui, che l'ho messa anche come dimostrazione sotto a una canotta. Ho messo una canotta nera V che non c'entra molto, però è per farvi vedere la maglietta. Che so, è un collo tondo e sopra è trasparente e delle maniche corte. Il tessuto è ovviamente sintetico e è leggermente più lunga dietro, se volete per esempio metterla con i leggings. Tendenzialmente però è corta. Questa costa 4,26 dollari, quindi circa 3,50 euro, diciamo, pochissimo. E vi dico che io ho preso una taglia L. Allora, se potessi tornare indietro, prenderei, se c'è, non ricordo, comunque una taglia in più, perché mi sta leggermente, cioè non è che mi sta piccola, però non lo so, forse una taglia in più mi era più comoda. Comunque mi entra tranquillamente, la posso portare tranquillamente. Dietro ha una chiusura zip, quindi si tira sulla zip. Mi piace, devo dire, mi piace. Nel frattempo cadono cose. Mi piace e sicuramente questa è un'altra cosa che consiglio. Se vi piacciono questo genere di magliettine da mettere la sera, perché comunque c'è un po' di trasparenze, secondo me è carina. Allora, poi ho preso uno di queste giacche che loro chiamano blazer, praticamente, se non sbaglio, sì. Eleganti, cioè eleganti, comunque quelle da mettere sia per una cerimonia, barra sopra un jeans se volete dargli un tocco un po' più elegante. E mi piace perché è lunga questa praticamente arriva, diciamo, a metà coscia. E è la classica giacchetta che è primaverile, diciamo, che va di moda adesso per dare un tocco di eleganza. E questa praticamente rimane aperta. Se non sbaglio, c'ha soltanto, c'ha un dettaglio di una taschina davanti e c'ha soltanto questi gancetti qua con cui potete, volendo, chiuderla. A me piace portarla sempre aperta. E questa, diciamo, non è male. Quanto costa? Costa 8,55 dollari, quindi tendenzialmente sui 7 euro, un pezzo abbastanza imbattibile. L'unica cosa, la devo stirare perché a volte mi fa un piccolo difetto solo da una parte, mi fa un piccolo difetto sulla spalla, ma leggero, nel senso non si nota tanto, però si solleva un po' sulla spalla. Ovviamente non è una qualità eccezionale, cioè non vi aspettate, che ne so, un blazer come un blazer di Zara, è di qualità, diciamo, che prendete quello che pagate. Quindi questo è un prodotto nì, proprio per questo piccolo difetto. Però vi dico, per esempio, prenderla magari di un rosa shocking o di un colore particolare in cui magari non volete spenderci miliardi, però volete avere un cavo, no? Tipo questo particolare da aggiungere e da dare colore all'armadio, secondo me può essere carino per questo prezzo. Cioè non trovate niente, penso, a quel prezzo, neanche se andate tipo da Zara o H&M, cose del genere. Sicuramente lo pagate di più. Comunque, diciamo, quello è un prodotto lì, appunto, per questo piccolo difetto. La taglia della giacca è una XL e vi dico che è giusta, avrei preso una taglia in più, quindi se c'è una XXL ve la consiglio. Contate che io non è che abbia chissà quali spalle grandi, quindi puntate sicuramente sulle taglie alte XXL se c'è o più. Ah sì, poi ho scelto una borsa, questa è veramente carina, ho avuto un sacco di complimenti questa borsa. C'è scritto retro vintage perché appunto ha questi dettagli, scusate, ve l'ho girata dalla parte sbagliata, questi piccoli dettagli vintage, questo colore un po' in cuoio, come si dice, scolorito. E mi piace perché anche la fascia, quindi per poterla tenere lunga, io tengo quasi sempre le borse lunghe, non mi piace che abbiano soltanto i manici perché le trovo un po' scomode. E poi all'apertura così.
veramente carina questa. Ho ricevuto un sacco di complimenti di questa borsa. Diciamo che se la vedete da lontano, può passare quasi per una borsa di vero cuoio. Se poi la prendete in mano e la toccate, vi rendete subito conto che ovviamente che è plastica, perché per questo prezzo. Però insomma, è piena pure di roba, si vede che l'ha usata. Ha il suo perché, secondo me, sta borsa alla fine. È carina, io sinceramente ve la consiglio per avere un qualcosa di originale. È carina, certo è sempre plasticosa, non va aspettate chissà che, però questo prezzo insomma non è che uno si può aspettare chissà quale qualità. I pantaloni che ho scelto sono stati una scoperta. Li chiamano jeans pants elastic denim high waist, hanno la vita alta, come piace a me. In questo periodo sto in fissa con i pantaloni a vita alta. Sono stati una sorpresa perché quando sono arrivati avevano l'etichetta di American Apparel. Io ho fatto American Apparel, avevano anche l'etichetta dietro, quella in cartone, insomma. Questa cosa mi ha stupito tantissimo perché ho pensato, o so tipo una copia farzocca, oppure American Apparel fa tipo i pantaloni nelle fabbriche cinesi. È un po' storto, diciamo, il naso, perché comunque sapete quanto costa un pantalone di American Apparel, un botto. Questi qua costavano solo $10, quindi circa 8 euro, e io li ho presi appunto blu. Li ho messi varie volte, hanno una vita alta. Appena mi sono arrivati pensavo che fossero piccolissimi, perché a vista sembravano piccolissimi. Allora vi dico che taglia ho preso, che non ce l'ho qui, sono navy blu, è il colore, e la taglia è L. Sembrano veramente piccolissimi, invece una volta messi sono molto molto elastici, quindi secondo me se portate tipo una 42 la L va benissimo. Se portate una 40 andate su una taglia in meno, 44 andate su una taglia in più, comunque diciamo L 40-42, più su 42 sicuramente. E sono belli, si adattano bene al fisico. L'unica cosa, l'unico difetto è che a volte la zip mi si impiccia sotto e devo fare un po' di attenzione, perché non, vabbè, ovviamente sono sempre dei pantaloni che pagate pochissimo, però comunque mi si chiude sempre, devo fare un po' di forza insomma per chiuderli. Hanno le tasche dietro così e sono fini, cioè sono tipo dei leggings alla fine. Cioè addosso risultano tipo dei jeggings più che altro, però questi sicuramente ve li consiglio, a parte questa piccola cosa della zip, però diciamo per quel prezzo sono dei buoni pantaloni. E questo è tutto credo per New Dress. Passiamo a Dress Link. A Dress Link la cosa che mi è piaciuta di più ve la faccio vedere subito, l'avete vista in tantissime foto mie su Instagram, questa giacca l'ho messa mille volte, ed è il parca verde che mi ha mandato Dress Link, che io adoro. Quest'inverno l'ho sfruttato tantissimo. Allora, si sente che non è proprio di qualità, si sente che è finto, ok, che è artificiale, che la pelliccia è artificiale, però vi devo dire la verità, questa pelliccia artificiale dentro fa un caldo bestia, quindi soprattutto nelle giornate in cui faceva un freddo cane l'ho sfruttato tanto, perché proprio è artificiale, tant'è che mia madre mi diceva attenta che secondo me è più fuoco questo parca, perché si sente proprio che è artificiale. Però addosso vi devo dire la verità, è figo, cioè mai mi sarei aspettata che avessero fatto un parca così figo. Poi più assurda di questo parca è che costa tipo $11, quindi è una roba tipo 9 euro. La taglia che ho preso io, se non sbaglio, è la taglia Asian L, quindi la taglia, diciamo tutte le taglie di cui vi ho parlato sono sempre riferite all'Asia, quindi Asian L è la taglia asiatica L. Poi a volte trovate per esempio su questi siti le taglie anche in UK, ovvero inglese eccetera, però io scelgo sempre in funzione della taglia asiatica, perché ormai ne ho provate un po' e so più o meno quale taglia ho asiatica. Alcuni di questi siti hanno anche i centimetri, quindi potete misurarvi eccetera, però tendenzialmente io non faccio quasi mai affidamento ai centimetri, perché spesso sono sbagliati, quindi vado diciamo un po' a intuito, andando sempre verso LXL per avere delle vestibilità più comode. Questo parco appunto l'ho preso in taglia L, però se c'è vi consiglio una taglia in più, perché è giusto, cioè mi sta bene. Però per esempio se metto un maglione molto voluminoso, strippa un po', la Roma strippa, e c'ha questo dettaglio dell'elastica. Aveva anche la codina dietro, classica dei parka, ma l'ho tolta, ha le tasche, è fatto così, insomma lo vedete, è un classico parka, un po' lungo fino a metà coscia, è veramente carino, quindi quello è una cosa che assolutamente vi consiglio per quel prezzo, è imbattibile. Se cercate un parka low cost, secondo me è una bomba. E poi sempre Dress Link mi ha mandato, cioè ho scelto questi qua che sono
i classici stivaletti che vanno di moda adesso, no? Con la para sotto, un po' stile metallaro anni 80. E, allora, questi hanno il dettaglio anche della fibbia che si chiude davanti così. E, leggendo le recensioni sul sito, ho visto che l'unica cosa di questi stivali è che se avete il piede grande non li trovate della vostra taglia, perché tipo, se non sbaglio, arriva alla 39, che però corrisponde più o meno a un 37, perché io ho preso la 38 e contate che io porto un 36 e mezzo più o meno, e quindi ho dovuto prendere la taglia 38, che è un po' strana, si vedete, infatti c'è scritto 38, però mi vanno bene, diciamo che calza un 36 e mezzo. E allora, sono plasticosi, nel senso che vedete subito che sono plasticosi, però li ho pagati, cioè costavano tipo 5 euro, una roba del genere. Quindi, se volete, che ne so, uno stivale spiritoso da mettere ogni tanto, secondo me sono carini, vi devo dire la verità. All'inizio ero un po' scettica, però ultimamente queste scarpe con la para sotto mi piacciono un botto, pure quelle che ho preso all'OBS le metto volente sempre, e soprattutto con un jeans con il famoso risvoltino, che a tante non piace, a me piace. Un jeans stretto con risvoltino con questi sotto fa un look un po' aggressivo, però secondo me è interessante sicuramente. Certo, non li metto tutti i giorni, però ogni tanto l'ho messi appunto, e secondo me sono carini, ci stanno pure i sassi sotto carini, simpatici. Comunque si sente che sono leggeri, plasticosi, certo non ci farei chissà che camminata in montagna, però appunto da mettere ogni tanto, per quel prezzo secondo me vanno bene. Allora, poi sempre da Dressling, che mi hanno mandato anche un vestitino che all'interno era tipo, aveva un, come si dice? No, acrilico, felpato tipo all'interno, però l'ho dovuto regalare, l'avevo preso in taglia Asian XXL. E non mi entrava, e questo qua aveva delle taglie veramente strane. Vi metto il link sempre del vestito qua sotto, per farvi capire qual è, e non lo prendete perché era veramente strettissimo, cioè mi entrava ma proprio strippavo, quindi l'ho regalato. E poi mi hanno mandato questa, come già ho scelto, questa borsa per fare la spesa, è una handbag praticamente di quelle di plastica, blu, per fare la spesa, o insomma veramente casual, plasticosa pure questa, però è carina perché c'ha all'interno, a parte vari dettagli, poi c'ha il, come si dice, la chiusura lampo, la cerniera lampo, c'ha varie tasche, carina. Questa costava pochissimo e c'era in vari colori. Comunque questa l'ho presa in blu. E devo dire, non mi dispiace, è carina. Sembra tipo serpente, pelle di serpente, ovviamente è fintissima, plasticissima. E poi mi hanno mandato, sempre da Dresslink, questa maglietta che avete visto in tanti miei video e mi avete chiesto dove l'avessi presa. Magari vi linko qua sotto il video in cui la indossavo. Ed è una maglietta semplice grigia, lunga, quindi la potete portare sopra i leggings. La sto sfruttando tantissimo perché metto sempre leggings o jeggings, cioè questa sopra mi copre le parti di dietro e ha i buchi sulle spalle. E questa è veramente carina e penso che farò un altro ordine sicuramente per prendere un po' di vari colori. La taglia che ho preso io è l'XL, penso che anche una L mi sarebbe andata bene. Questa è piuttosto lenta, forse una L sarebbe stato meglio. Però è veramente carina. State vedendo il dietro che ha quel dettaglio, questo è il davanti, una semplice magliettina lunga. Quindi questa è carina. Quanto costa? 3, possibile? Sì, mazza. Sono $3,72, circa 3 euro. Quindi mi sa che sicuramente farò un altro ordine, ne prenderò un paio. Mi ero dimenticata che costasse così poco. E poi mi hanno mandato una cosa che non mi è piaciuta per niente, che è questo portafoglio. Perché è plasticosissimo, è terribile questo portafoglio, è una cosa oscena. È plasticosissimo, quasi cartonato. E si chiude male, cioè c'ha la chiusura a bottone, ma si chiude male, c'ha pochi scompartimenti, cioè non lo so, mi sembra che era diverso comunque da quello che c'era in foto, non lo so. Pochissimo spazio per i soldi, cioè non so proprio dove mettere le banconote. Gli euro qua non c'entrano perché è minuscolo, è veramente pessimo, quindi questo non lo comprate. E diciamo che questo è tutto per Dresslink. I siti che vi dicevo che mi hanno mandato la roba ma di cui non vi parlo sono tipo New Frog. No, scusate, sì, New Frog forse, no, Yes For, che è praticamente la parte vestiaria, diciamo, di New Frog, che tutte le robe che mi hanno mandato erano terribili, quindi non ve lo consiglio. A parte una borsa che sto usando tantissimo, che magari poi, che è diventata da mesi a questa parte la mia borsa preferita, incredibilmente una borsa cinese, però è fatta veramente bene. Aspettate, ve la vado a prendere.
Ecco, ora si vede che è la mia borsa preferita perché è piena di roba. E questa qua la sto sfruttando tantissimo, quindi magari vi metto il link giusto giusto a questa borsa, perché è l'unica cosa poi che mi ha mandato gli S4 che mi è piaciuta. Però nonostante sia plasticosa, cioè la qualità è assurda, io la sto veramente usando da ottobre più o meno tutti i giorni, è ancora bella intatta perché è proprio spessa la plastica, non sembra secondo me neanche troppo plasticosa, e soprattutto costava pochissimo, raga, tipo 5 euro, ma forse pure meno, quindi quella mi è piaciuta un sacco. I vestiti invece che mi hanno mandato erano proprio brutti, plasticosi, una cosa terribile, quindi gli S4 insomma no. E idem per un sito che si chiama tipo Front Row Shop, che mi ha mandato sempre delle cose, è terribile, non comprate da quel sito, ha delle taglie che proprio non si capiscono e delle cose che vestono tipo anni 80, cioè tipo le camicie con le maniche larghe, una cosa terribile, evitate questi due siti come la peste. E allora, poi l'ultimo sito di cui vi voglio parlare invece è Lookbook Store, e questo sito è un po' più, è sempre su un sito cinese, però è un po' più occidentale, i prezzi sono più alti, tipo nel sito ci sono delle modelle anche occidentali, quindi non solo cinesi, hanno una pagina Instagram con milioni di fan, un sacco di, sono molto attivi sui social, e questo fa sì che i prezzi siano un po' più alti, però devo dire la verità, in alcuni casi ho visto gli stessi vestiti di New Dress o Dress Link, quindi no. Però ci sono anche capi diversi, che tipo su questi classici siti cinesi non si vedono, e capi più belli. E il problema sta a capire quali sono quelli più belli e quelli meno belli, quindi non so bene uno che procedura mentale può avere, però semplicemente se girate un po' i siti magari vi rendete conto di quali sono i capi diversi dagli altri siti, così ho fatto io e per questo ho scelto poi dei capi diversi. I prezzi sono più alti, assolutamente più alti, e vi dico, alcuni secondo me non valgono proprio la pena, nel senso non vale la pena spendere, che ne so, di più di un altro sito cinese perché la qualità è uguale, in altri casi invece vale la pena. E comincio subito a dirvi il capo che mi è piaciuto di più, che avete visto anche questo su Instagram, di questo ho uno spezzone di video che vi farò vedere, ed è questo giacchetto rosso tartan coat che si chiude con i bottoni di questo tipo, e ha due tasche laterali, due tasconi laterali. Questo giacchetto l'ho messo un sacco di volte, ho ricevuto un sacco di complimenti perché è un capo veramente particolare, un po' rock, un po' country, va bene anche per esempio con quegli stivaletti che vi ho fatto vedere aggressivi, veramente mi è piaciuto un sacco. E poi il tessuto è buono, è molto pesante, mi era morta la fotocamera, come vi dicevo è molto pesante, veramente pesantissimo, e il tessuto è molto caldo, quindi secondo me va bene anche d'inverno, comunque forse... Sì, magari mezze stagioni, la taglia è monotaglia, non potete scegliere la misura, però tendenzialmente va bene su di me o anche forse qualcosa di più, quindi anche se siate magari una 44 vi va bene. E poi ho preso questo qua, che invece è un capo terribile, bruttissimo, veramente sembra uno straccio non lo so, uno straccio, mentre sembrava veramente bello sul sito e sembrava un'altra cosa. Sembrava tipo un bel cardigan di quelli morbidi così, invece è veramente terribile perché veste male male, rimane aperto in modo osceno, tipo con la parte davanti che va ad aprirsi, e poi non lo so, il tessuto mi sembra, mi cade proprio male addosso, sembra uno straccio. E questo anche era monotaglia, non so se forse è per quello, però comunque è veramente diverso da quello che vedete sul sito, quindi quello proprio bocciatissimo, una cosa terribile. Poi un'altra cosa che ho preso appunto dal Lookbook Store è questo qui, invece questo se non sbaglio ha una taglia ed è il Shoulder Cut Jumper Apricot, questa è la taglia che vi dico, è la taglia europea 40, quindi queste sono le taglie europea 40. Allora, questo, aspettate che lo giro perché me lo sono messo l'altro giorno, è tipo un maglione, però la particolarità è che ha le maniche, come si dice, scoperte, quindi è un maglione con il collo a V, rimane il collo a V con le maniche scoperte. La taglia è giusta, quindi europea 40 per me va bene, e che credo sia non la più piccola, sicuramente o la media o la più grande, quindi rimane lento. Anche questo lo potete portare sopra i leggings perché comunque è lungo. Mi piace questa linea un po' così vintage, shabby. È carino questo maglioncino, è carino pure il colore, io sono fissa col beige. E infine, no, dovrebbe mancare pure un'altra cosa. Dove l'ho messi? Domande da un milione di dollari. Ci sono pure i leggings, quelli col...
Vabbè, magari ve ne parlo, sempre vi faccio vedere perché non so che fine abbiano fatto. Ho preso anche questo trench. Il trench è molto carino, lo sto mettendo in questi giorni. Certo, non vi aspettate un trench di Burberry da 1000 euro. È un trench comunque low cost, però carino, beige. E questo qua l'ho preso nella taglia UK 10. Quindi questa è UK 10, vi dico che mi sta giusto, sarebbe meglio una taglia in più, quindi contate questo, e una taglia in più sarebbe stato perfetto, comunque è carino, veste bene, sulle spalle sta bene, il classico trench primaverile, sicuramente questo ve lo consiglio, è davvero carino, e penso che sia tutto, per Lookbook Store ho preso anche questi leggings molto carini, strappati davanti, un po' aggressive, l'ho fatti vedere anche su Instagram, magari poi vi metto una foto qua, però sicuramente quelli mi sono piaciuti come capo particolare da discoteca, magari per una sera particolare, insomma sono carini. E niente, questo è tutto per le cose che ho preso da questi siti, spero che appunto vi siano stati utili per capire le taglie eccetera. Se avete altre cose da chiedermi, consigli da chiedermi, scrivete qua sotto e vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.